vero fallimento della mia vita politica. Io ho provato in tutti i modi negli ultimi anni a essere l'elastico, il punto di raccordo tra Fini e Berlusconi, dalla parte di Fini, ma il punto di raccordo tra Fini e Berlusconi. Io vivo questo momento come un mio fallimento personale e ve lo voglio rassegnare. Non so se ne ho la colpa, ma lo vivo in questa maniera. Cerco di riscattarlo, ma cerco di essere coerente con le scelte del 76, quando i miei amici andarono via, ma io rimasi quasi esule in patria all'inizio, all'interno del Movimento Sociale Italiano. Ci guardavano con sospetto. E sapete come ci chiamarono? Il gruppetto che si riunì e che poi fu quello che gettò il seme di Alleanza Nazionale, Destra Amica, perché dicevano che ciò che ci univa, al di là delle idee, era l'amicizia. Io sono orgoglioso di quel soprannome che diedero alla nostra piccola componente, che diventò poi la corrente di Tatarella e che portò Fini a essere il capo del partito. Veniamo ai giorni d'oggi. Con questa sofferenza io, anche nella fase attuale, nonostante ogni tanto i giornali, ma anche, diciamolo, qualcuno, ho detto diciamolo, oddio, mi è scappato, ma anche qualcuno degli amici di Forza Italia ci tiene un po' a mischiare le carte, a far finta che noi siamo a volte i falchi. Nessuno è stato, non dico più colomba, ma più chiaro di noi nel tentare di tenere aperti gli spiragli di una intesa da far ritrovare. Ricordo solo che nel famoso documento con cui si dichiarava l'incompatibilità di Fini è stato approvato un solo emendamento mio, che diceva che non bisognava chiudere la porta, bisognava lasciarla aperta per una possibilità di considerare questa incompatibilità non irreversibile, e fu votato a maggioranza, nel senso che quasi metà votò contro, e se Berlusconi non avesse votato per il mio emendamento non sarebbe passato. Questo era il clima che c'era in quella riunione, per tenere la porta aperta, e ci siamo riusciti. Altro che falchi, altro che falchi. E mi sono astenuto da ogni commento su una storia dolorosa, anche se qualcuno ha cercato di tirarmici dentro, dicendo: ma lui era coordinatore in quel periodo. Appunto, ero coordinatore, perché nessuno me ne parlò mai? Una storia di eredità e di case che è estranea alla concezione del nostro modo di fare politica, ma è anche estranea al nostro modo di comportarci con ciò che consideravamo sacro. Mi sono tenuto fuori. E immaginate la sofferenza in quella che Fini qualche giorno fa ha detto che era l'unica stoccata polemica, e meno male che era l'unica, verso gli ex colonnelli che hanno solo cambiato generale e sono magari pronti a cambiarlo ancora. Mi ha fatto soffrire questa cosa, perché per quanto mi riguarda il nostro generale si chiamava Fini. Il capo del governo, che lui oggi individua come generale, e poi mi fa ridere questa cosa che da ministro della difesa continua a essere colonnello e il mio capo di gabinetto è un generale, ma diceva: allora promuovetemi prima o poi, benedetto Dio, comando il generale e in partito sono sempre colonnello. Vabbè, chiusa la parentesi. Il generale che lui individua in quello che avremmo sostituito a lui ce l'ha indicato Fini, noi l'abbiamo condiviso. Ma non mi pare che siamo andati noi lasciando Fini, è lui che ci ha portato. E mi sono dovuto rassegnare a una stoccata polemica, la prima. Ho detto: non siamo noi ad aver cambiato generale, perché ce l'ha indicato lui e noi l'abbiamo condiviso. Ma semmai è lui, il nostro generale, il mio generale, che ha cambiato bandiera. L'ho dovuto dire. E l'aveva già tentata lecitamente di cambiare, e quante volte ho fatto da collante sul voto degli immigrati, sul male assoluto, sull'identità nazionale, su mille altre cose, quante volte a giustificare, quante volte a dire che aveva ragione, che non avevamo capito bene, che bisognava capire il significato recondito. E allora
Io oggi spero, ma ve lo dico francamente, forse sono l'ultimo illuso. Ma d'altronde la storia italiana è... Lo dico agli amici di Forza Italia. Io spero che ci possa essere domani un nuovo abbraccio, una nuova unificazione tra Berlusconi e Fini. Applausi deboli, non importa, io ci spero lo stesso. Ma questo non mi smuove un millimetro dal convincimento di chi ha avuto ragione a proseguire quella battaglia che avevamo iniziato nella speranza, che è nata nel 1946, di avere uno strumento politico capace di dare all'Italia la via per una alternativa globale alla sinistra, radicale, senza mezzi termini. E chi invece col proprio comportamento sta oggettivamente, non importano le motivazioni, aiutando la parte avversa. Ma vi rendete conto che Fini non è di sinistra, non pensa ad andare a sinistra, no? Ma vi rendete conto, questo ne sono certo, sono sciocchezze il compagno Fini, che la sinistra impazzisce per Fini? Ci sarà pure una ragione, non c'è bisogno di scomodare Guareschi e gli utili idioti, anche perché Fini idiota non è, ma utile alla sinistra in questo momento è certamente. E allora io credo che noi dobbiamo ancora lavorare, ma, e rispondo alla tua domanda solo adesso, scusa, ma se non lo faccio con loro, con chi lo devo fare questo sfogo? Noi andremo avanti per senso di responsabilità, non vogliamo elezioni anticipate finché sarà possibile avere una maggioranza non di logoramento, finché sarà possibile avere una maggioranza non solo numerica ma politica, reale, leale. La stiamo cercando. Magari non c'è ragione di ritenere che tutti quelli che dicono tra i finiani noi appoggeremo il governo siano dei bugiardi. Ci sarà qualcuno sincero, magari tutti, magari solo alcuni. Altri facciano un passo avanti se vogliono che il governo assolva l'impegno preso con gli elettori di portare un passo avanti la modernizzazione dell'Italia, a rispondere alle esigenze. È stato chiesto, e concludo, non è una battuta polemica. Ieri Schifani ha detto Fini è imparziale in aula. Io sono d'accordo con Schifani. Fini, quando presiede, assolve pienamente i canoni della imparzialità tipica del Presidente della Camera, che non è così imparziale, non è mai stato mai, ma è... Fini è nella media, diciamo, offre elementi di imparzialità tradizionale, che è un po' condizionata, ma è sempre così nella vita degli uomini. L'unico dubbio che ho è che lui giustifica il proprio essere capo di partito fuori dall'aula, dicendo fuori dall'aula quando non presiedo non ho obblighi di nessun genere, posso svolgere un'azione politica. Vabbè, potrà anche essere un nuovo modo di interpretare la presidenza della Camera. Lo inaugura Fini in questo modo. Ma il mio dubbio è, ma se fuori all'aula lui si è sempre sentito libero, perché a Roma, dopo aver imposto la candidatura della Polverini, ha deciso di non partecipare a una sola riunione a sostegno del Popolo della Libertà e della Polverini? Non imposto, grazie a Dio, mi correggo, dopo aver condiviso la scelta della Polverini. È l'unico dubbio, l'unica domanda che farei a Gianfranco. Ma l'unico modo per sperare che questo episodio negativo della storia della destra italiana non abbia una reale incidenza è quella di tenere dritta la barra. Dove sono finiti quelli di Democrazia Nazionale, anche se avevano ragione in alcune cose? Dove sono finite le scissioni della sinistra e le scissioni della destra? C'è un grande fiume che corre, scorre verso un approdo che noi immaginiamo essere un'Italia migliore, più moderna, più europea, più improntata a quei valori per i quali abbiamo deciso di scendere in campo, di fare politica, quando nessun vantaggio potevamo immaginare dalla nostra decisione
e avevamo 15, 14, 16, 17 anni come voi. C'è un grande fiume, questo fiume oggi scorre nel letto che si chiama Popolo della Libertà. Non volerlo capire significa indebolire questa massa di acqua che deve travolgere il vecchio, lo standio, il corrotto e deve portarci nel mantenimento dei valori a realizzare un po' di più quell'immagine della nostra patria, della nostra Italia, senza la quale oggi saremmo magari in giro con la fidanzata e non qui a parlare di cose importanti. Grazie.